Pompieropoli a San Maurizio Canavese, qui presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Intanto diciamo subito che è un po' una chicca riuscire a farlo qui all'interno del vostro distaccamento. Sì, effettivamente bisogna ringraziare il nostro comandante provinciale, l'ingegner Marco Frezza, che ha sposato subito benevolmente la nostra richiesta per effettuare all'interno del distaccamento questa pompieropoli, che comunque si tramanda oramai dal 2013, che la facciamo tutti gli anni, e alle volte riusciamo a farne anche qualcun'altra dove viene richiesto questo tipo di manifestazione nei comuni limitrofi. Nonostante, perché non ce lo scordiamo mai, noi dobbiamo anche sempre garantire il soccorso a chi dove viene richiesto. Quindi un doppio lavoro per voi, ma è importante incontrare i bambini, incontrare le loro famiglie, perché sono un po' anche la vostra famiglia, voi siete un po' i vigili di tutti. Certo, difatti i bambini sono entusiasti, chiedono di poter salire sui mezzi, di vedere l'attrezzatura, di conoscere diciamo i pompieri, no? Perché per loro non siamo vigili del fuoco, ma siamo pompieri. Noi siamo pompieri volontari, i colleghi permanenti che lo fanno per professione, diciamo cerchiamo tutti insieme di dare sempre una così, penso che per un bambino la figura del vigile del fuoco o pompiere sia al massimo. Difatti vedi che ci tengono, chiedono, si informano e qui li coinvolgiamo praticamente. Quest'anno abbiamo coinvolto anche la Croce Rossa di San Francesco del Campo, che praticamente abbiamo inscenato su come funziona realmente. Praticamente c'è un piccolo percorso in bicicletta con il casco, quello di protezione per quando si va in bicicletta, fa un percorso, si arriva alla caserma che è simulata lì dove ci sono questi caschi nostri, ci si cambia e va a fare l'intervento, perché appunto gli abbiamo spiegato che noi lo facciamo volontariamente e quindi si cerca comunque di far rispettare i segnali stradali, lo stop piuttosto che il semaforo eccetera. Dopodiché c'è questo percorso, c'è l'asse basculante, c'è il palo di discesa, c'è il ponte di Betano, c'è tutto un percorso studiato ad hoc per coinvolgerli proprio a 360 gradi nel spiegargli nel tipo di soccorso che facciamo. A guardarli così i bambini si divertono, i genitori sono un po' invidiosi, qualcuno lo vorrebbe fare. Eh sì, difatti vediamo che c'è qualcuno che ci fa anche la battuta, ma lo si vede che probabilmente al loro tempo non c'erano questi tipi di manifestazioni, quindi qua qualcuno vedi che gli vengono gli occhi lucidi e quindi fa piacere veramente, che anche se come Croce Rossa l'abbiamo cercato di anche coinvolgere facendo, come avete potuto vedere, rianimazione del manichino. Sono delle nozioni che è importante sapere in caso di necessità, sia in caso di incendio, in questo caso sia il discorso sanitario, sapere come comportarsi. Questo è un distaccamento che poi ha anche un valore aggiunto, perché voi qui avete dei mezzi straordinari che arrivano dal passato, a partire dalle pompe a mano addirittura di fine 800. Esatto, non questa struttura che vedete, ma diciamo il nostro distaccamento è stato fondato, si chiamavano ancora Guardia Fuoco, nel 1876. La sede diciamo era in una camera, una stanza del comune dove c'era la pompa parcheggiata. Abbiamo una relazione che nella fazione del Malanghero all'epoca, nel 1876 appunto, non c'era ancora la pista dell'aeroporto e in meno di 27 minuti sono arrivati qui dal capoluogo, segnati dal campanone suonato a martello. Una volta addirittura dormivano con le finestre aperte anche d'inverno per sentire il segnale del fuoco e portarsi lì alla camera e per prendere la pompa e andare dove c'era bisogno di questo nostro intervento. E, quindi
quindi dicevo ha 140 anni di storia, ormai qualche anno in più. Abbiamo diversi mezzi nostri ma anche del comando, sono rimessa di qua del comando provinciale, l'associazione per la storia dei Vigili del Fuoco, diciamo che li teniamo proprio come dei gioiellini, tutto funzionante, ci tengo a dire che è veramente tutto funzionante, anche queste, appunto, queste pompe a mano hanno le stesse portate praticamente dei mezzi di oggi, diciamo. Uno diceva vabbè, ma no, quando entrano in funzione i due stantuffi, tanto è vero che una volta all'anno facciamo anche così per ridere, diciamo, il campionato con diversi distaccamenti della zona, provando queste pompe e cimentandoci e mettendoci così in agonismo con gli altri distaccamenti per, tra virgolette, agonismo, però per far vedere anche alla popolazione come funzionavano queste pompe. Voi siete volontari, per un volontario è comunque un impegno grande, perché ci vuole molta professionalità, continuo addestramento, e poi perché comunque fate un lavoro, diciamo così, il vostro è un impegno, perché non è un lavoro, è un impegno nel quale sapete quando partite, non sapete quando essere tornate. Sì, purtroppo è brutto dirlo, ma è così. Diciamo che quando ti suona cerca persone, non, anche se sei 15, 20, 25 anni che sei dentro, l'adrenalina ti sale sempre su, quindi devi avere sempre un certo controllo degli euforismi, perché appunto sai, magari parti per una... Noi diciamo spazi, noi e la componente permanente, spazi dal gattino sulla pianta, mi viene da dire, al grosso incendio stabilimento, all'incendio cascina, piuttosto all'apertura porta, piuttosto che all'alluvione, al prosciugamento. Diciamo spaziamo 360 gradi. E in tutti questi interventi purtroppo sai che tante volte... E all'onore di cronaca abbiamo visto i nostri colleghi sia di Catania che nel Milanese lì, sai che parti, però purtroppo tante volte non, facendo le dovute accortezze, essendo anche addestrato, perché noi dobbiamo sempre tenerci addestrati, potresti anche non più tornare a casa, sì, è vero.